benedettine, quello ecclesiastico, la sede vescovile, ma anche quello lì degli ebrei e della storia, ecco, dei Patucci, zio e nipote, perché proprio qui, su questa scala, si incontravano il vescovo Palatucci e il nipote Giovanni, l'ultimo questore di Fiume, per accordarsi su come salvare gli ebrei, ebrei che sono stati anche ospitati in questa struttura, perché abbiamo trovato delle tracce storiche, dei documenti che ci attestano che venivano ospitati addirittura dal vescovo nel refettorio del seminario e quando c'erano delle ispezioni venivano fatti nascondere nel luogo che poi visiteremo, nelle catacombe dell'ex seminario. Buonasera amici, buonasera e bentrovati all'undicesima puntata di Piacere Campagna Live. Stasera è qui con noi l'amico avvocato Liberato Trotta, priore della Confraternita dei Cinturati, Santa Maria del Soccorso. Buonasera Liberato. Buonasera. Grazie per aver accettato il nostro invito e grazie che ci sostieni e partecipi sempre alle nostre iniziative. Ne siamo davvero felici. Un altro grazie e un altro buonasera va all'amico Diego. Nella sua postazione fissa. Ciao Diego, Buonasera, tutto a posto? buonasera. Buonasera, buonasera. Si va avanti, si va avanti. Bene, bene, bene. Liberato, buonasera, come stai? Ci Non c'è male, grazie. fa piacere, grazie per essere qui con noi. Grazie a voi per avermi invitato. Come già accennavo prima, Liberato è il priore della confraternita dei Cinturati di Santa Maria del Soccorso, una delle cinque confraternite della città, e una delle più importanti, ovviamente. Insieme alla nostra, e non me ne vogliono gli altri, forse anche quelli dei 33, diciamo, è custode di tanti tesori, probabilmente, diciamo, della maggior parte dei siti turistici e visitabili della città. Liberato, io stasera faremo una bella chiacchierata, ne sono certo, e affronteremo tanti temi e scopriremo tante nuove notizie, tante nuove aneddoti che sicuramente ci saprei raccontare. Però per partire, per iniziare la nostra discussione, volevo partire dalla confraternita, come è giusto che sia. Ce ne puoi parlare un pochino? Poi Certo. andiamo oltre. In effetti, come dicevi tu prima, è una delle cinque confraternite, 5 più una, Diego, mi capirà Chiedo perché così, in effetti, 5 di quelle storiche più una di recente costituzione attualmente esistenti a Campania. In origine erano 12 più 2. È tra le più antiche, la più antica è quella lì della Madonna della Neve. Noi siamo secondi per Costituzione, confraternita che fu costituita dai reverendi padri agostiniani nel loro primitivo cenobio, successivamente edificato l'attuale palazzo di città, quindi il monastero, ecco, degli agostiniani. La confraternita si spostò ad officiare nella chiesa annessa a questa struttura, la chiesa della Santissima Annunziata. Infatti risulta canonicamente eretta nella chiesa della Santissima Annunziata nell'anno 1393, quindi abbiamo molta storia alle spalle, ecco, ce la portiamo pure bene perché siamo ancora attivi ed operosi. Lo scopo di questa confraternita era quello lì di
aver cura, diciamo, di collaborare, ecco, con gli agostiniani e ovviamente col parroco, giurando fedeltà al vescovo, e di stare in un certo senso al servizio delle persone. Io dico spesso che si tratta di una sorta di protezione civile ante litteram, perché in effetti noi siamo la confraternita dei cinturati di Santa Maria del Soccorso, e per qualcuno abbrevia dicendo la confraternita del soccorso, proprio perché questa nostra indole si è trasmessa, diciamo, nei secoli. Cinturati perché in effetti la Madonna della Cintura potremmo dire che è il modo in cui viene rappresentata la Madonna per gli agostiniani. Questo modo di rappresentarla trae origine, diciamo, da una leggenda particolare. In pratica pare che Santa Monica invocò la Madonna affinché questa le indicasse il modo in cui doveva comportarsi e vestire anche per penitenza. E esplicitamente la leggenda racconta che la Santa Monica chiese alla Madonna proprio come lei si era vestita nel periodo appunto della sua vedovanza e poi anche della morte di Gesù. La leggenda vuole che la Madonna accolse questa preghiera di Santa Monica e lei si presentò con un vestito semplice di colore scuro e con la cintura ai fianchi, i fianchi quindi cinti da una cintura di pelle lunga fino al terreno. E questa cintura, ecco, la Madonna la tolse e la passò proprio a Santa Monica. Proprio per questo, da quel momento, il colore scelto dagli agostiniani e sancito poi dal Papa dell'epoca fu il nero, e come dire, l'elemento, ecco, caratteristico del vestito degli agostiniani fu questa cintura. Cintura che in effetti è il trait d'union, quell'elemento che lega la Madonna con noi fedeli, ecco, innanzitutto ad iniziare da Santa Monica, e fu presa proprio come elemento rappresentativo di quest'ordine. Proprio per questo, quindi, la Madonna si chiama Madonna della Cintura e viene proprio rappresentata, con, ad esempio, la nostra statua, con in mano questa cintura che viene tesa agli esseri umani, e sull'altra mano invece espone il bambino. C'è nella nostra statua un tratto particolare che è stato messo in rilievo da vari storici e da ultimo, non per importanza, ma in ordine di tempo, dal professore Maurizio Lino, cioè questo sguardo della Madonna quasi perso, a denotare proprio l'imparzialità della mamma nei confronti di tutti i suoi figli, mentre il bambino ha uno sguardo sorridente, con la bocca leggermente aperta, quasi a dare un senso di sicurezza. Ecco, anche il bambino porge questa cintura, quindi un elemento ricorrente. E anche alla cintura sono legate molte indulgenze concesse, ecco, da vari pontefici, sia in Articulus Mortis che in vita ai vari fedeli. E indulgenze che si sono rivelate sempre essere copiose a chi usa mettere in pratica quando previsto appunto dall'ordine degli agostiniani e dei cinturati, quindi l'iscrizione al sodalizio, la recita giornaliera di una preghiera che si avvicina molto al rosario, composta da 13 Ave Maria, 13 Padre Nostro e 13 Salve Regina, ricordando i momenti, ecco, della passione. E a questa pratica viene appunto abbinata la concessione di questi benefici legati alla cintura. Come dicevo, questa confraternita ha un'origine remota. La prima data certa è del 1393, anche se è anteriore la sua costituzione. È una confraternita che si è sempre pure distinta. Ad esempio, nel giubileo del 1600 fu una dei tre sodalizi che si recarono in pellegrinaggio a Roma, solo tre sodalizi, e questa confraternita vi partecipò. Tutte
trattenendosi circa un mese a Roma per poi far rientro nella sua sede. Il trade union con Roma è rimasto, tant'è che successivamente nel 1800 fu aggregata all'ordine degli Agostiniani, quindi vanta il titolo di Arci Confraternita. Tant'è che nella nostra sede conserviamo ancora la bolla di aggregazione. Nel corso della storia, prima parlavo di soccorso, in effetti si distingue ancora per essere sempre presente vicino alle persone, non solo da un punto di vista di collaborazione col parroco, quindi per le funzioni religiose, da un punto di vista spirituale ed ecclesiastico, ma anche in altre circostanze. Ad esempio siamo partner dell'UNICEF e dell'esercito italiano, avendo preso parte, mi scuso per aver ripetuto il termine, a varie iniziative in occasione o di, purtroppo, di guerre, soccorrendo soprattutto nei Balcani, ricordo, le persone che soffrivano per questo problema, che in occasione di vari terremoti. E no, invece con l'UNICEF abbiamo partecipato a varie iniziative a sostegno dei bambini, soprattutto i bambini del sud-est asiatico e del sud Sahara. Ovviamente, come ci insegna il Vangelo, quando si fa un'opera di bene non sappia la mano destra quella che fa la sinistra, quindi noi non divulghiamo queste nostre attività, però nel nostro piccolo, ecco, e con molta discrezione, cerchiamo, ecco, di essere sempre presenti per soccorrere a chi ne ha di bisogno. Proprio per questo prima parlavo di protezione civile ante litteram, ecco perché si è distinta la confraternita per questi scopi. Poi, grazie all'impulso dato dal mio caro amico priore Giacomo Aiello, priore della vostra confraternita, la confraternita si è incamminata anche su un'altra strada, quella lì della salvaguardia, della conservazione, del recupero dei beni storico-artistici, se così si può dire, del patrimonio, ecco, artistico che noi confraternite conserviamo, che cerchiamo appunto di custodire e salvaguardare. E proprio in questa ottica, nel 2003 abbiamo riportato alla luce quello che impropriamente viene definito una catacomba. In effetti è il luogo di sepoltura delle suore benedettine, posto nel, che vediamo adesso nelle immagini che stanno scorrendo, nell'ipogeo della chiesa di Santo Spirito e dell'ex seminario. Come dicevi tu prima, caro Christian, conserviamo molti oggetti di valore. A parte il fatto che siamo custodi delle reliquie di San Liberato Martire, ricordiamo che nel 1797 fu traslato a Campagna da Roma l'intero corpo di questo santo, un santo medico, martire, sotto Diocleziano, e fu affidata alla confraternita il compito di custodire questo corpo, queste spoglie mortali del santo, che prima si trovavano nella chiesa dell'Annunziata, sede di questa confraternita, adesso invece nella chiesa di Santo Spirito. E oltre a San Liberato conserviamo molte reliquie e stiamo restaurando, ecco, capita proprio l'immagine di San Liberato, adesso sta scorrendo. Abbiamo restaurato da poco un antico reliquiario che contiene addirittura 69 reliquie e ci sta aiutando in questo lavoro. È un reliquiario antico con al centro una rosa dei venti, in effetti, e tanti oblò contenenti ognuno di questi delle reliquie. Sono 66 per la precisione, restaurato dal maestro Giancarlo Barba e oggetto di studio del professor Maurizio Lino che ci segue fin dal 2003, da quando abbiamo riportato alla luce il tutto. Questo reliquiario è particolare perché, oltre, abbiamo scoperto in un oblò in alto, contenere
pare, un frammento, diciamo, del legno della Santa Croce, contiene la reliquia di, tra le altre, di San Valentino, molto cara, ecco, agli innamorati, non sapevamo di tenerla qui a campagna, o di San Cosme e Damiano, venerati nella vicina Eboli, o Sant'Ignazio, il fondatore dei Gesuiti. Ancora ci è particolarmente cara la reliquia di Santa Chiara, una santa importante, ecco, perché legata alla vicenda francescana. E anticipo che ci sarà sicuramente una pubblicazione curata dal professor Olino su questo importante reliquiario, ma altre cose conserviamo. Tutto è posto alla libera visione, ecco, dei fedeli, chiunque può, dei turisti, chiunque può venire a visitare liberamente questi luoghi e gli oggetti in essi contenuti. La scoperta non fu casuale, perché già Maurizio Lino aveva parlato, aveva ipotizzato della presenza di un luogo di sepoltura. Noi nel sistemare i nostri ambienti, per puro caso scoprimmo questi posti. Ripeto, era il luglio del 2003. Iniziamo un'opera di studio, di approfondimento e riportammo alla luce, ecco, questi antichi tesori. Si tratta dei resti mortali delle suore benedettine di clausura che vissero proprio in quella struttura. Perché le suore di clausura? Dopo dirò pure perché vedo nell'immagine adesso sventolare il vessillo templare, perché c'è anche un altro Tredunion. Io dico spesso che questo luogo, l'ex seminario, si pone come il crocevia, della storia di Campania. Infatti, Non sono. ci stavo arrivando su questa cosa del seminario. Ci stavo arrivando. Continua tu, poi dopo ti devo fare una domanda. Sì, mi sono, diciamo, distratto dalla confraternita proprio perché vedendo le immagini, ecco, ho fatto il nesso con la confraternita. Per concludere con la confraternita, è una confraternita che ripeto, fondata dai padri agostiniani, canonicamente eretta nel 1393, ancora oggi è attiva ed operante. Abbiamo una composizione paritetica, ecco, siamo iscritti 50 uomini e 50 donne. Siamo stati forse la prima confraternita a ammettere le donne. Questo è avvenuto nel 1800. Dai registri risulta, ecco, l'iscrizione anche di consorelle che però non potevano partecipare alle processioni, potevano essere solo iscritte. Noi invece, appena entrato in vigore il nuovo Statuto Unico Diocesano negli anni 90 del secolo scorso, che prevedeva una sorta di parità, ecco, abbiamo permesso alle consorelle di partecipare anche in processione, quindi siamo stati anche precursori per quanto riguarda questa parità. E ancora oggi, ripeto, svolgiamo le nostre funzioni nell'ex seminario, nella chiesa di Santo Spirito. La festa della Madonna della Cintura ricorre a una data variabile, cioè ricorre per antica tradizione la prima domenica dopo Sant'Agostino. Sant'Agostino si festeggia il 28 di agosto, quindi la prima domenica dopo il 28 agosto si festeggia la Madonna della Cintura. Mi pare di aver detto tutto sulla confraternita. L'unica cosa, prima tu mi hai presentato come il priore della confraternita, sì, lo sono, però io ripeto spesso, e i miei confratelli ne sono testimoni, mi ritengo primus inter pares. Noi siamo una confraternita paritetica, non c'è distinzione di rango, di grado o quant'altro. Ognuno è priore, ognuno ha diciamo, tutte le facoltà che ha anche il priore, non c'è distinzione o discriminazione. Ed è Questo bello lavorare in questo modo perché si crea proprio una squadra, un lavoro di squadra che sicuramente è produttivo di buoni risultati. e questa è una bella cosa, è una bella cosa. Ma al di là di questo, hai detto, a parte l'esaustività in cui ci hai descritto la storia, un attimino anche le peculiarità della confraternita,
Io dico semplicemente che tutto quello che tu ci hai detto effettivamente è testimoniato e si evince dall'operatività della confraternita e anche dalla sua recente storia. Ecco, forse dal 2003 in poi sicuramente è stato fatto un gran passo in avanti, sia in termini turistici che in termini, diciamo, religiosi. Però effettivamente io che ho 35 anni me la ricordo da sempre attiva e me la ricordo sempre cospicua, numerosa e soprattutto laboriosa, quindi possiamo testimoniare tranquillamente. Prima di andare alla seconda domanda, e poi dopo diamo il via, diciamo, alla nostra chiacchierata informale, volevo portarvi un attimino i saluti, innanzitutto di Valentino Sassano che è fuori per lavoro e ci teneva a salutarvi, e poi i primi commenti con i primi saluti che sono arrivati, così iniziamo a interagire subito con chi ci sta seguendo. Allora, il primo è Cosimo Giordano, ci dice buonasera a tutti, lo salutiamo, il caro amico Cosimo Giordano, che anche lui già ha partecipato al live, come la sorellina mia cara, Lucia Viglione, buonasera sorella. Via E con sorella. ecco sorella, perché è tutto un legame stretto. Poi c'è il caro Marco Roberto, ci saluta e ci dice un abbraccio al caro Priore, a Cristian Dico, ovviamente ricambiato. Affettuosamente, come affettuosamente ricambiamo al maestro Valentino Izzo che ci saluta e ci dice un affettuoso saluto a tutti voi, ma non me ne vogliono, Dico, per il confratello liberato un'andicchia in più affettuosa, quindi ripeto, più affettuosa ancora, e salutiamo ovviamente il maestro Valentino Izzo. E poi c'è un'altra signora che ci segue sempre, che la salutiamo ogni volta, la ringraziamo, la signora Tina Pulisciano, complimenti come sempre. È un'iniziativa che trasmette conoscenze e promuove cultura. Vi seguo sempre con molta curiosità e interesse e la ringraziamo vivamente. Allora, detto questo, volevo passare prima la palla a Diego e poi dopo, semmai, ti rifaccio una domandina. Oh, buonasera a tutti, grazie Cristian, è sempre un piacere partecipare, saluto Liberato, sempre un piacere, sono varie le dirette che abbiamo fatto con Liberato, pure con il dottor Maffei dove era presente appunto Liberato quando parlammo di Melchiorre Guerriero, quindi Storica. poi è serata storica, quindi con Liberato è sempre un piacere avere a che fare perché poi Liberato stesso lo confermerà, le nostre confraternite sono gemellate, quindi sono consorelle fondamentalmente. Quindi, e poi anche perché con Liberato e con i confratelli della Madonna del Soccorso c'è sempre stata una comunità di intenti, se non sbaglio, almeno come mi raccontava Giacomo, su tanti aspetti, sia religiosi che non, ci si trovava sempre, quasi sempre d'accordo nel 99,99% dei casi. Infatti, molte sono state le iniziative che ci hanno accomunato, con cui abbiamo lavorato insieme. E niente, questo è uno dei luoghi più belli della città di Campania. Uno perché si vede il lavoro proprio della confraternita, cioè i confratelli lì dal primo all'ultimo si sono messi al lavoro. In una zona che Liberato stesso prima ci ha fatto capire, non era la loro, diciamo, stavano come sede all'Annunziata, quindi si sono dati da fare molto e hanno riportato alla luce un ipogeo fantastico che, e noi ne siamo buoni testimoni, stupisce molto i numerosi visitatori che giungono a Campania e che vanno a visitare appunto l'ex seminario e l'ipogeo delle Benedettine. Ed è la cosa più bella è che con queste dirette rendiamo anche merito alle confraternite. Ora noi tre saremo anche di parte, perché giustamente noi facciamo parte di due confraternite. Però è innegabile che a Campania le confraternite hanno, oltre che fatto la storia prima, ma la continuano a fare perché io, come dissi anche l'altra volta, Cristian, dopo per esempio la tragicità del terremoto dell'80, se non era per le confraternite, io adesso ho avuto la fortuna di non viverlo quel terremoto, sono nato 12 anni dopo, però dai dati che ho visto, dalle testimonianze e dai risultati poi successivamente, si può dire che senza le confraternite, e in particolare di alcune confraternite come quella di Liberato, probabilmente questi luoghi straordinari, che poi sono i nostri luoghi, cioè sono i luoghi dove affondano le radici
della nostra storia sarebbero rimasti lì. Quindi questo è anche per far capire a chi ci segue che le confraternite oggi non sono solo luoghi, non sono solo enti dove si prega, perché giustamente qualcuno può pensare questi sono confratelli, stanno là a pregare la mattina e la sera. Madonna mia, che ok. Però invece oggi le confraternite sono degli enti che diciamo agiscono a 360 gradi in vari ambiti, in ambiti culturali, in ambiti come dire, Liberato ne ha fatto testimonianza prima di altruismo. Cioè, io non nego che quando vengono i visitatori giù nella confraternita del Monte dei Morti, faccio sempre l'esempio dei ruoli delle confraternite e spesso nomino la confraternita di Liberato, dico di Liberato perché ovviamente ne è il priore, e io alcune volte l'assimilo, se sbaglio me lo dici Liberato, l'assimilo un po' alla Caritas o come diceva lui prima alla Protezione Civile, perché ancora oggi la confraternita della Madonna del Soccorso ancora espleta queste importanti funzioni di aiuto al prossimo, quindi e poi un altro altruismo è appunto quello turistico, anche questo è altruismo, perché si trasmette la propria storia e quando si trasmette la storia è importante perché la si protegge, perché più persone conoscono quella storia e più è difficile che qualcun altro quella storia la insabbi in un certo senso, cioè i tentativi ce ne sono stati. Eh sì, viene tramandata e quindi è più facile proteggerla. Con Liberato ci siamo sempre trovati d'accordo e lui ci ha sempre spalancato le porte, Cristian, ti ricordi pure con Ignis, quando si trattava per esempio delle scuole, ci siamo sempre trovati d'accordo sull'importanza che le scuole, soprattutto locali, prima di scappare a visitare altri luoghi fuori campagna, per l'amor di Dio, importanti lo stesso, conoscessero i nostri di luoghi, perché è assurdo che semmai un ragazzo che studia a campagna al magistrale, no? Scappa a conoscere Pestum, Roma, Napoli, che ripeto, importanti, e poi semmai abita nel quartiere giù, come si dice, giù ai morti o nel quartiere di Santo Spirito e non conosce questi luoghi straordinari. Come li facciamo a proteggere? Anche perché sennò dopo tutto il lavoro messo in atto proprio manualmente, Liberato mi raccontava tante volte del mettersi lì a scavare proprio fisicamente, non a guardare soltanto, ma proprio nel mettersi fisicamente all'opera, tutto questo lavoro poi diviene vano fra 100-200 anni se nessuno conoscerà questi luoghi. Quindi io non posso che essere felicissimo di far parte di questa comunità e di essere soprattutto parte di questo straordinario mondo delle confraternite. E ancora di più di una confraternita che è gemellata con la confraternita della Madonna del Soccorso. Mi taccio, se No, no non finisco più. assolutamente. No, io volevo aggiungere e poi dopo passare di nuovo la palla a Liberato. Da premessa che io ci sono cresciuto in quei posti dove stiamo vedendo, perché tutta la mia famiglia fa parte della confraternita di cui ha liberato il priorato. Quindi posso garantire tutto ciò che ha detto Liberato e tutto ciò che ha detto Diego. Perché effettivamente le confraternite, io sono già da 3-4 dirette in realtà che lo sto dicendo, sono le custodi del, penso, tre quarti del tesoro campagnese, cioè o quantomeno il tesoro che riusciamo a far vedere ai turisti e ai visitatori. Quindi è chiaro che devono avere sempre di più un ruolo importante, devono avere sempre più un ruolo primario nel comparto sociale e turistico, perché effettivamente sono coloro che permettono ai visitatori di vedere le nostre bellezze, quantomeno diciamo sotto dal punto di vista diciamo storico religioso. Quindi sicuramente va, credo e spero che d'ora in avanti si dia sempre più diciamo agio alle confraternite di operare sempre più con maggior serenità. E quindi questa mi premeva dire questo preambolo qua. Detto questo, Liberato, voglio partire,
voglio agganciarmi a una delle ultime immagini belle e splendide che abbiamo visto fino adesso, e cioè quella che alle tue spalle c'era Giovanni Palatucci. Una cosa che mi piace e che voglio rimarcare è che tu, sia nella puntata di Piacere Campagna, quindi quella che abbiamo visto, che sia adesso, hai rimarcato più volte che il seminario è stato un po' il crocevia della storia di Campagna. Perché liberare questa cosa? E un'altra cosa, scusami, e poi dopo ti faccio parlare, questa me la dici come chicca finale. È vero che l'ipogeo non è finito là, così come oggi in essere? Adesso mi taccio io. Sì. Allora, prima di risponderti, volevo ringraziare agli amici di cui prima hai letto i messaggi, in particolar modo Marco, Liberto, Lucia Viglione. Li nominerei uno per uno i confratelli miei, ma li abbraccio tutti perché sono, come dicevo prima, una squadra. Siamo tutti alla pari intenti nel portare avanti, ecco, gli scopi della confraternita. In effetti, prima Diego dicevo, parlava di Caritas, collaboriamo anche con le varie Caritas. Valentino Izzo invece spende una parola in più perché essendoci cimentati in questo nuovo in questa nuova attività anche di guida turistica, ecco, siamo stati costretti tra virgolette a documentarci, e oltre a beneficiare del supporto del professor Maurizio Lino, io personalmente, ma anche i miei confratelli, ci siamo documentati molto anche sugli scritti di Valentino Izzo, perché Valentino si qualifica come un narratore, devo dire che per me è anche uno storico, e sa narrare bene, quindi riesce a raccontare benissimo la storia di Campagna, e quindi è grazie a lui che molte notizie ci sono state utili, ecco, per fare anche delle scoperte importanti nei nostri ambiti. Tornando alla tua domanda, io sono un profano, però sono convinto che il seminario sia davvero il crocevia della storia di Campagna. Perché dico questo? Per me, a parte la storia più antica, chi ha dato una svolta alla storia di Campagna è stato l'illustre campagnese Melchiorre Guerriero. Prima parlavi di quella diretta storica in cui fu presentato anche il volto, ecco, di Melchiorre Guerriero, alla quale grazie a voi partecipai anch'io. Melchiorre Guerriero ha fatto sì che Campagna ricevesse, come sappiamo, il titolo di diocesi e anche quello di città nel 1518. Quindi in effetti ha cambiato un po' le sorti della nostra Campagna e anche, diciamo, interpretando in maniera estensiva, ecco, i documenti di cui lui era in possesso, e ancora oggi beneficiamo, ecco, di questa importante eredità. E Melchiorre Guerriero è legato al seminario. Il seminario fu edificato proprio per volontà di Melchiorre Guerriero. Melchiorre Guerriero, morendo, fece un lascito testamentario di 2000 ducati da destinare proprio all'edificazione di questa struttura che doveva accogliere le giovani campagnesi che si dedicavano alla vita monastica. In effetti, in uno scritto dell'epoca si legge che la sua volontà era quella di edificare questa struttura nella zona di Zappino, però i 2000 ducati erano insufficienti, quindi il capitolo cattedrale, esecutore testamentario della volontà di Melchiorre Guerriero, col consenso del popolo di Campagna interpellato a luogo, decise di edificarlo nella zona di Casal Nuovo, dove è oggi, perché era una zona, diciamo, di espansione edilizia di Campagna, e quindi realizzare la struttura in quel posto costava di meno, e quindi fu edificato lì per volontà, ecco, di Melchiorre, con un lascito di Melchiorre Guerriero. E fu destinato ad accogliere le suore benedettine di clausura. Purtroppo questa struttura non ebbe una, diciamo, non fu fortunata, ecco, non ha mai goduto di grande fortuna, proprio perché le risorse di cui beneficiava erano insufficienti.
tant'è vero che ci sono state vicende alterne nel corso della sua storia. Un momento di crisi lo ha vissuto con un terremoto nel 1600, quando fu necessario ristrutturare buona parte, ecco, dell'edificio, e ospitò le suore fin quando l'ordine appunto delle benedettine non fu soppresso, e quindi la struttura fu adibita a seminario. Dobbiamo dire che le suore che vissero in quella struttura ci sono rimaste anche post mortem, essendo suore di clausura, furono seppellite, venivano seppellite, ecco, nell'ipogeo della struttura, lì dove noi, nella nostra opera, ecco, di pulizia, di sistemazione, abbiamo trovato questi luoghi. Quindi la storia di Melchiorre Guerriero, il seminario che diventa l'ex monastero, diciamo, che diventa seminario, e quindi qui si innesta un altro grande personaggio di campagna, cioè il vescovo Giuseppe Maria Palatucci, e la storia del seminario va ad agganciarsi con la vicenda degli ebrei, proprio perché è noto che proprio nell'ex seminario il vescovo Palatucci incontrava il nipote Giovanni, ultimo questore di Fiume Italiana, per concordare, per studiare il modo in cui salvare gli ebrei internati a campagna e non solo. E abbiamo delle memorie fotografiche che immortalano il vescovo Palatucci con il nipote proprio sulla gradinata centrale dell'ex seminario, e ci raccontavano alcuni testimoni, Monsignor Tozzi, oppure l'ultimo segretario del vescovo che venne a farci visita qualche anno fa. Che il vescovo ospitava degli ebrei in quella struttura, li rifocillava e li nascondeva se capitava che ci fossero dei sopralluoghi, ecco, delle ispezioni. E sappiamo anche, ormai è un dato storico, che il vescovo Palatucci e il nipote, ultimo questore di Fiume, Giovanni, hanno salvato, ecco la fotografia di cui parlavo prima, le scale d'ingresso del seminario, ma hanno salvato circa 5.000 ebrei. E anche questa parte, ecco, di storia campagnese è transitata nell'ex seminario. Con l'edificazione del seminario fu necessario reperire dei fondi, e il vescovo dell'epoca si rivolse anche alla confraternita da me attualmente presieduta, la quale contribuì, sponsorizzando parte del lavoro, con una donazione consistente. Quindi la storia della confraternita, che si è intersecata due volte, ecco, con questa struttura. Pertanto, ogni elemento rilevante della storia di campagna ha avuto un nesso con il seminario. Perciò io mi permetto di dire, forse sbagliando, che quello è stato il crocevia. Assolutamente no. L'altro nesso che abbiamo, diciamo, scoperto da poco, è anche quello con i Templari. In effetti, il primo vescovo della diocesi di Campagna, Cherubino Caetani, morto proprio a Campagna, apparteneva alla famiglia appunto dei Caetani, una famiglia molto vicina all'ordine templare. Facendo degli studi, alcuni amici di questo ordine hanno riportato alla luce alcune tracce, tant'è che hanno pensato, e quindi poi abbiamo realizzato il tutto, di creare proprio a Campagna una commanderia dell'ordine templare cattolico d'Italia, e la sede di questa commanderia, retta dal priore fratello Orazio Scuoppo, è proprio nell'ex seminario. Anche per Vi questo, saluto caramente. Ho certo, avuto il piacere di conoscerlo, una bravissima persona. tanto è vero che ricorderai che portarono a Campagna, in cattedrale, anche una reliquia della Sacra Sindone, che è custodita proprio dai Templari. Quindi si è creato questo ulteriore nesso. Ecco, per questi motivi qua io ho ribadito stasera, ma
l'ho sostenuto anche in altre sedi, questa centralità di questa struttura, che purtroppo non ha mai goduto di grossa fortuna e continua a non goderne, perché anche oggi versa in condizioni, diciamo, non dico precarie, ma quasi, ed è la confraternita che si occupa della manutenzione, della pulizia, altrimenti non ci sono altre risorse, non ci sarebbero altre risorse per tenere in piedi questa struttura. Struttura che invece, secondo me, è centrale non solo da un punto di vista, ecco, logistico a campagna, ma anche per l'importanza storica della stessa. Ma io infatti, perciò prima mi riferivo al mio intervento, così da mettere le confraternite più libere e a loro agio di operare, proprio perché io so, perché ne faccio parte anche io, ma come dicevo ci sono cresciuto nella tua confraternita, so quanti sacrifici effettivamente avete fatto, non solo dal punto di vista fisico, ma anche dal punto di vista economico, perché è vero, probabilmente le cose non si fanno e non si devono dire, però arrivato a un certo punto credo che sia anche giusto dare a Cesare ciò che è di Cesare. Voglio dire, se oggi possiamo offrire così tanto e possiamo far vedere così tanto, e soprattutto grazie al lavoro di chi fa parte di queste confraternite, è inutile negarlo, farebbe andare contro la verità, ecco. Quindi perciò dico, credo che sia opportuno rimarcarlo. E adesso in realtà mi ha anticipato, mi hai spiazzato un po', perché volevo prendermi la scena dei Templari, sai quando mi sta a cuore l'argomento, però effettivamente hai fatto bene a dirlo. Volevo chiederti, ripeto, questa è una cosa che ovviamente va presa un attimino così, però te la voglio chiedere lo stesso, mi spiego meglio. C'è una storia, no? C'è una storia al di là del sacro, quindi al di là dello storico, c'è anche una storia che ha della spiritualità, una forte spiritualità. Al di là della musica, che poi se vuoi la racconti tu, però la cosa che mi ha più colpito del sito è il volto che esce fuori dal famoso crocifisso. Io adesso l'ho detto per sommi capi, però mi piacerebbe che tu lo approfondissi l'argomento. Certo, faccio una premessa, ecco, trattandosi di un argomento delicato, dico che è un'ombra su una parete nella quale ognuno può vedere, ecco, per effetto della pareidolia, l'immagine che ritiene, ecco. È capitato questo, il mio fraterno, ecco, amico Liberato Ramarro, che è io con me della confraternita. Ci salutiamo. Che salutiamo, l'avevo invitato anche a partecipare, ma aveva altri impegni questa sera. Trovò un crocifisso in ferro spezzato ed abbandonato. Mosso a pietà, lo portò prima lo fece saldare da un noto fabbro campagnese e poi lo portò nella sede della confraternita. Pensò, con suggerimento dell'altro mio caro confratello Marco Liberto, di collocarlo al centro di una volta, ecco, dell'ipogeo. Stranamente, il faretto che illuminava questo e che illumina questo crocifisso in questa croce in ferro, da un'ombra proietta un'ombra sulla parete e i rilievi del muro, i rilievi delle pietre che costituiscono questa parete, danno l'immagine di due volti, ecco, affiancati, li vediamo al centro di questa foto che tu stai mostrando. In effetti io non me ne ero nemmeno accorto, se ne accorse un'anziana visitatrice, ma a ben vedere sono un po' chiare a tutti, sono facilmente intellegibili. Infatti ho cercato di evidenziare quanto più possibile, non so se si nota. Sì. Si nota. Qualcuno al centro ci vede un'immagine del volto di Cristo, diciamo in un atteggiamento, forse cado in contraddizione, ma di serena sofferenza, cioè di accettazione di questa sofferenza, e trasmette in effetti serenità, mentre alla sinistra si nota un profilo
in cui qualcuno ci vede un monaco, in effetti, non so, però ripeto, è la proiezione dell'ombra della croce sulla parete, ma dà questa immagine strana, immagine che ha attratto l'attenzione di molti visitatori, ecco, che sono venuti in quel sito proprio per prenderne visione. Noi abbiamo preferito non divulgare troppo la cosa per evitare facili strumentalizzazioni, ecco. Certo. È bello tenere questa immagine su quella parete e lasciarsi, ecco, come dire, infondere sentimenti di pace, ecco, da questo volto. Beh, effettivamente. Diego. Mi ricordo la prima volta che mi fecero vedere, mi trovai con un gruppo a visitare, a guidare, a fare una visita guidata da Liberato. E mi ricordo che, se non mi sbaglio, o c'eri proprio tu Liberato o Liberato Ramarro, ma non ricordo. Ricordo che rimasi molto stupito perché tante volte c'ero entrato in quella zona per vari motivi, però mai avevo notato quest'ombra, questi visi, non li avevo mai notati, e mi fece non poca, e ora anche ora mi fa pure una strana sensazione, devo dire la verità, perché poi il luogo dove si trova giustamente è molto carico di significati. Niente, Christian, che posso aggiungere? Posso, diciamo, nella mia piccolezza, diciamo, fare un appello. Un appello innanzitutto, che è lo stesso appello che feci l'altra volta, però io continuerò fino a che non termineremo le puntate. Un appello innanzitutto ai campagnesi a riscoprire, adesso il Covid, diciamo, ci sta dando un po' di tregua, quindi si spera di tornare alla normalità il più presto possibile. Io quindi faccio un appello ai campagnesi innanzitutto a tornare a riscoprire questi luoghi straordinari, perché Liberato mi confermerà, ci sono molti campagnesi che non sanno di queste bellezze, non per cattiveria o per chissà che cosa, non lo sanno. Quindi io l'appello che faccio è che i campagnesi siano i primi a visitare questi luoghi, per fede o per curiosità. Certo, se per entrambe le occasioni, meglio ancora. E poi l'appello è a chi sta semmai un po' più in su, nel dare più spazio alle confraternite. Voi direte chi è che sta più in su? A livello sia religioso, sia ecclesiastico che civile. Con Liberato abbiamo condiviso tante battaglie, civili e religiose possiamo dire, sul ruolo delle confraternite. E devo purtroppo constatare che come importanza le confraternite vengono prese in considerazione solo quando c'è purtroppo il bisogno. Invece le confraternite, secondo me, devono giocare, come dicevi tu prima, Cristian, un ruolo fondamentale, perché sono enti non solo religiosi, ma enti aggregativi. Cioè far parte di una confraternita è un ruolo sociale, fondamentalmente. Le tante opere che fanno le confraternite, e in particolare quella di Liberato, ce le ha spiegate prima. Quindi c'è anche un ruolo sociale, c'è un ruolo culturale e anche poi quello religioso, ovviamente. Quindi l'appello che io faccio è che, ripeto, i campagnesi siano i primi a visitare le confraternite, e che chi ha responsabilità civili e religiose capisca che senza le confraternite, Campania, come tutte le città, in particolare del Meridione, che hanno la fortuna di avere le confraternite, diciamo, considerino maggiormente, non solo quando c'è, capiamoci, qualche elezione politica o qualche altro motivo di interesse, che è anche giusto, per l'amor di Dio, è anche giusto, capisco, però siano considerate sempre, perché tu piglia Campania senza le confraternite, mo ce ne sono 5 al centro storico, e diceva bene prima Liberato, ce n'erano 12. Quindi le confraternite hanno segnato la storia di questa città e la continuano a segnare.
Ora dipende solo se si vuole aiutare le confraternite a continuare a fare la storia, perché senza le confraternite noi avremmo perso, secondo me, i tre quarti delle bellezze che ci sono nel nostro bellissimo centro storico. Non esagero, secondo me, nel dire una cosa del genere. Senza ombra di Quindi dubbio. bisognerà che chi deve capire capisca che le confraternite devono avere il loro ruolo, perché lo E anche esige la supporto, storia. eh. Io devo fare tu mi devi scusare, io devo fare il poliziotto cattivo. Mi dispiace, ma ogni tanto qualcosa la devo dire. Ed è giusto, secondo me. Io direi anche un po' di supporto in più. Comunque, più Sì, apporto. soprattutto, soprattutto, soprattutto. Allora, io riprenderei un attimino con i commenti, perché nel frattempo ne sono arrivati altri. Se non erro, no, se l'abbiamo letto, allora, la signora Maria Ciaglia, ci scrive prima buona serata, poi dopo ritornerà a commentare. Lucia Viglione ci dice: custodire ciò che i nostri avi ci hanno lasciato è una responsabilità enorme, portare alla luce ciò che la nostra confraternita custodisce è un orgoglio per tutto il popolo campagnese. Tutto parla silenziosamente di cosa siamo stati e di cosa lasceremo alle nuove generazioni. Non è perché mia sorella, ma non fa una piga. Ecco qua, signora Maria Ciaglia ci ha riscritto e mi complimento con tutti voi per le notizie che diffondete attraverso i social per far conoscere le bellezze della nostra campagna. E qua, Liberato, è rivolto a te, ottimo oratore, il signor Liberato Trotta. E ha ragionissimo. Il seminario alla seconda casa del mio papà Ciaglia Vito, persona di fiducia del Monsignor Paladucci. Vabbè, qua la mia cara mamma, la saluto. Caro Liberato, io con la mia famiglia facciamo parte di queste meravigliose realtà da più generazioni. Insieme a tutti voi, confratelli, abbiamo lavorato tanto per portare lustro e rispetto alla nostra amata confraternita. Ci affidiamo ora più che mai alla nostra amata Madonna del Soccorso affinché fiduciosi possiamo uscire da questo momento infausto e riprendere al più presto il nostro cammino fraterno. Speriamo, Poi speriamo a più presto. la signora Maria Ciaglia continua dicendo: ci sta seguendo anche dalla Svizzera un campagnete doc, ne siamo felicissime, lo salutiamo e poi ci ringrazia. Allora, detto questo, prima di avviarci alla conclusione di questa diretta, io credo una cosa fondamentalmente. Tu ci hai seguito sempre, ci sono sempre arrivati i tuoi saluti e i tuoi commenti, quindi saprei benissimo cosa ti sto per dire. Noi crediamo fortemente che le confraternite, le associazioni, chiunque nel proprio ruolo debba dare, diciamo, il suo contributo, il suo apporto affinché, diciamo, al di là del Covid, comunque il turismo a campagna, insomma, il turismo a campagna, le bellezze campagnese vanno sempre più là, diciamo, oltre i confini, no? Questa è una cosa che ci abbiamo creduto sempre, ci abbiamo creduto specialmente in questo anno e mezzo, quando tutto si è fermato, noi tra bravura e fortuna siamo riusciti comunque a non stare fermi, andare avanti, e tu mi sei stato testimone, Diego pure, con i nostri video, eccetera, eccetera. Arrivo dunque. Secondo te, visto che io questo periodo lo sto paragonando, diciamo, a subito dopo il terremoto, erano due crisi, erano e sono due crisi diverse, ma diciamo sono pur sempre crisi. Secondo te, Liberato, come questo post-crisi che si sta avvicinando, quando meno si spera, con i vaccini, come noi campagnesi, come campagna può uscire da questo anno e mezzo in cui ha spezzato le gambe a tutti? Bella domanda. No, ma dico questo perché, Libera, perché poi, come abbiamo fatto per i video, cercheremo di estrapolare tutte le domande, tutte le risposte che mi sono state date e cercheremo di fornire le soluzioni, solo per questo. Io penso che, premesso che non intendo muovere critiche a nessuno, sia chiaro, è un mio modo di vedere. Questa situazione e ne abbiamo parlato già tante volte, soprattutto forse con Diego. Penso che l'iniziativa che tu qualche volta hai accennato, quella di creare un portale unico delle confraternite
di campagna sia ottima per far conoscere, ecco, perché prima Diego diceva c'è gente di campagna che ignora l'esistenza di questi tesori, di questo patrimonio. Io dico che campagna ha la fortuna di avere in un fazzoletto di terra, ecco, in un palmo di mano, ricchezze e patrimonio che si trovano solo nelle grandi città d'arte, non in centri, diciamo, piccoli. Abbiamo un po' di tutto, a parte, diciamo, le bellezze naturalistiche, quindi ambientali, eccetera, ma abbiamo testi sacri di tutto rispetto, mi riferisco ai testi di Caramuel, la grammatica di San Berardino, il Labbei e altri testi. Abbiamo un fondo membranaceo di più di 800 pergamene che sono passate per le mie mani, perché mi sono occupato con degli amici e amiche della pulizia e catalogazione, e poi c'è stato il restauro. Abbiamo paramenti, ecco, che hanno un valore storico ma anche veniale. Si pensa ad esempio, e noi sappiamo, facciamo parte di Confraternite, che le nostre mozzette, i vestiti delle nostre madonne, delle sale, sono tutte in seta e oro, ad esempio. Quindi abbiamo un patrimonio dal valore inestimabile. Sarebbe opportuno promuovere quello lì che abbiamo ancora qui a campagna e farlo con gli strumenti che la tecnologia ci mette a disposizione, cioè internet è un grande strumento di comunicazione, con la bravura di persone come Christian, che sono capacissime, ecco, di pubblicizzare con la loro creatività queste cose, e recuperare ciò che purtroppo non è più a campagna. E mi riferisco proprio a questi testi di cui parlavo prima, alle pergamene di cui parlavo prima e altri oggetti. Chiedo scusa, non ho capito. No, ce la metteremo tutta sicuramente. Certamente sì. E quindi, perché tempo fa sono state preparate delle guide turistiche ed è stata una lodevole iniziativa, però quando vennero da me come priore a chiedere se potevano, cioè che cosa ne pensavo, eccetera, io dissi che era un'ottima cosa, ma mi dispiaceva solo che per visitare, cioè per vedere alcune cose, bisognava andare non più a campagna ma a Salerno, perché non si trovavano più da noi questi beni, questi testi e quant'altro. Quindi sarebbe opportuno riportare a campagna il patrimonio di campagna, sarebbe opportuno creare magari una sorta di museo per conservare ed esporre questi beni nel modo dovuto, e fare un'opera forte di pubblicità e di divulgazione. Ma in tutto questo c'è bisogno del supporto della politica, in effetti, perché è necessario fare anche in questo ambito un lavoro di squadra, mettendo da parte gelosie e, diciamo, voglia di primeggiare. Sarebbe opportuno lavorare tutti insieme in sinergia per campagna, e questa è la cosa principale, effettivamente. Va bene, allora noi siamo arrivati alla nostra ora di diretta. Anche questa sera è stata una bella chiacchierata, costruttiva, profonda, mi è piaciuta tanto in realtà, spero che sia piaciuta anche a chi ci ha seguito, anche a voi. Nel salutarvi, ovviamente, prima che vi passo la parola, voglio solo ricordare che andremo in onda ancora per il venerdì prossimo e quello ancora che viene, poi dopo ci fermiamo, ci prendiamo un po' di pausa e noi vediamo a cavallo di Ferragosto, insomma, a fine agosto, cioè, penso che ritorneremo, insomma, con qualche altro format o giù di lì. Liberato, ti ringrazio di vero cuore che sei stato qui con noi stasera, ci hai arricchito senza ombra di dubbio, ci hai... No, assolutamente no, ci hai dato tante nozioni che ci hanno fatto crescere, sicuramente. Sono io che ringrazio voi per avermi invitato ancora una volta e colgo l'occasione per ringraziarvi anche per tutto quello che state facendo dietro le quinte, opera di riprese, catalogazione, ricostruzione, ecco, di alcuni aspetti della storia di campagna e divulgazione. Io penso che sia un'opera meritoria ed importante, ecco, poi fatta da giovani
rincuora pure, ecco, perché significa che c'è futuro. E cerchiamo di tutelarlo, liberarlo, ma soprattutto per chi è più giovane di noi. Quindi siamo giovani, però pensate ai più giovani, perché la nostra generazione, gran parte, su per giù, insomma, alla fine è rimasta. Io ho paura per quelli là che sono più giovani di noi, che non rimangono, e questa sarebbe la più grande sconfitta che potremmo subire. Cioè, se un domani ci troviamo a essere spopolati, vuol dire che a prescindere da tutte le buone volontà abbiamo fatto. Questo non ce lo possiamo permettere, assolutamente. Diego, ti ringrazio anche te, ti saluto, grazie per il tuo Grazie a prezioso voi, apporto. grazie a voi. Con te ci vediamo venerdì e con il caro liberato spero di vederci presto per fare il punto della situazione, insomma, e per pianificare altre cose che verranno. Va bene. Grazie a tutti, buona serata e Buonasera. come sempre, buon weekend. Ciao amici! Serata.